Ciao ragazze, benvenuti al solito appuntamento mensile dei promossi e bozzati, questo mese in collaborazione con Very Bruno, ovvero Federica. Io ti mando un bacio, Fede, ragazze, mi raccomando, andate a dare un'occhiata al suo canale perché merita davvero, è una ragazza bellissima e super super simpatica, quindi mi raccomando, ve l'ho detto anche nei video dei preferiti, andate a dare un'occhiata al suo canale. Allora, inizio subito con i bozzati perché c'è solo un prodotto ed è qualcosa davvero da evitare come la peste ed è lui. Cioè, davvero pessimo. Avete fatto la doccia, uscite belle profumate, vi imperlettate, sapete, con la crema, gli oli attivari, vi andate a mettere il deodorante, nel giro di tempo massimo 5 minuti iniziate a puzzare come delle capre, roba che non vi lavate l'ascella da settimane. Ed è non è una cosa che ha fatto solo su di me, ma l'ha provato anche mia madre e mia sorella e ha fatto lo stesso effetto anche su di loro. Ed è l'antiodorante Pur Talc, una delicata talc, penso talc. Una delicata nota profumata. Io lo sto sfruttando per deodorare, insomma, l'ambiente, perché l'odore è molto buono, però vi assicuro, tempo 5 minuti e iniziate a puzzare come delle capre. Quindi io ve lo sconsiglio. Ha un costo di 2,30 euro, quindi vi risparmiate anche 2,30 euro, sinceramente, perché è davvero pessimo. Qui dice che dura 48 ore, ma non dura niente perché nel giro di 5 minuti già iniziate a puzzare, ma è proprio questo, cioè è proprio il deodorante che vi fa puzzare, non è che puzzate voi, perché voglio dire, una volta lavate è ovvio che non puzzate, vi andate a mettere il deodorante e iniziate a puzzare, cioè è una cosa, un controsenso assurdo, quindi bocciato, evitatelo come la peste. Poi ci sono questo mese tre prodottini. Sono due illuminanti e una tinta per labbra. Inizio con il primo, che è questo illuminante della Catrice, che era di un'edizione limitata ed è la Candy Shock. Come potete vedere, nel packaging è molto accattivante, tipo bombato. E anche la cialda è molto carina perché è fatta tipo marble. L'unica pecca che ha questo illuminante è che non illumina granché. O sulla mia tipologia di pelle, che è olivastra, non si nota, e magari su delle pelli un po' più chiare sì, però vi assicuro a me non illumina una mazza. Cioè, questo è il colore, è un rosa cipria. Infatti voglio provarlo come ombretto e sfruttarlo al limite come ombretto perché lo utilizzo pure come illuminante, però non mi fa quell'effetto glow, cioè non lo so, questo è lo swatch. Come potete vedere è anche scrivente, cioè non è un prodotto che non scrive. Sfumato non è che fa questo effetto glow, anzi mi fa tipo questa striatura rossastra che sembra insomma che avete applicato male il prodotto, cioè dovete andarlo a sfumare ma poi sparisce, c'è tutto l'effetto brillantinato, non lo so, non mi convince molto, è molto molto carino il packaging, è accattivante, però tra tutti gli illuminanti che ho è quello che utilizzo di meno, e questo qua è il C01 Vanilla Love, ma perché vi ripeto, non ha un bel effetto su di me, o è perché per la mia tipologia di carnagione che è olivastra, quindi un po' scura, quindi non fa questo effetto chissà cosa. Se chi ce l'ha, fatemi sapere come vi trovate, se sono l'unica stupida che non lo ama. Poi un altro illuminante che adoro il colore e adoro anche la durata è questo qui di Essence, l'I Love Runway. Non lo ricomprerei semplicemente perché, allora, questo è il colore, a parte che ne esce una quintalata, cioè, eccolo qui. Dalla webcam sembra un bianco cadavere, ma vi assicuro non è un bianco cadavere. Allora, non mi piace perché ne esce una quintalata. Punto primo. Sto pennelletto qua è pessimo. Il prodotto in sé è buono, però l'unica pecca è se non lo andate a sfumare, si fissa subito e vi fa tipo le chiazze in faccia ed è una cosa
Bruttissima, davvero bruttissima. Questo vedete l'effetto molto bello, è molto glow. Applicato in minime quantità, però purtroppo per come è fatto il prodotto in sé ve ne esce una quintalata. Quindi voi non sapete dove andarlo a mettere. Sprecate un sacco di prodotto perché non è che vi utilizzate tutto l'illuminante che vi esce sul viso perché sennò sembrate dei lampioni. Non lo ricompro, non lo andrei a ricomprare soltanto per questo. Questo qua me l'ha mandato la mia amica Mara, però vi ripeto, non lo ricomprerei per come è fatto, come il packaging proprio. Che ne esce una quintalata e anche perché si asciuga subito e se non lo lavorate subito vi fa le chiazze. Preferisco una cosa molto più easy, veloce da utilizzare e statti bene, quindi è nel ni per questo. È un altro prodotto che non mi convince, sto cercando di utilizzarlo in mille modi, ma non ci riesco, cioè non mi trovo molto bene, è poco confortevole sulle labbra. È questa tinta di Sibella, questa sempre me l'ha mandata la mia amica Mara, la durata è 24 ore e non l'ho ancora, non la riesco a provare, cioè l'ho provata e vi assicuro che dura, però non mi trovo, cioè è poco confortevole sulle labbra. Mara mi ha consigliato di utilizzarla con le labbra insomma solo, senza applicarci nulla. Il problema è che se non applico nulla sulle labbra, in un nanosecondo mi si seccano e talmente che si seccano mi Mentre parlo, si appiccicano le labbra, cioè talmente che sono secche e aride. Ho provato ad applicarci sopra, cioè sotto un burro cacao e poi ci ho applicato questa tinta. Il risultato è stato devastante, ancora più appiccicate le labbra. Ho provato ad applicarci il burro cacao sopra, il risultato è stato orrendo perché si sono fatti tipo i fili. E poi ho provato a metterci su il top coat delle tinte di Makeup Forever e il risultato è stato orrido. Non riuscivo a parlare, che rimanevo con le labbra appiccicate. Questo appiccicaticcio non si toglieva in nessun modo. Ho buttato il sangue a grattarmi, scartavetrarmi le labbra per far togliere questo prodotto. Davvero, io non so come utilizzarlo. È un peccato perché vedete, il colore è anche molto, è molto carino. È un rosa nude. Vedete? Sembra molto più scuro di quello che è dalla webcam, però è un bellissimo rosa nudo, molto molto carino. Il problema è che lo trovo poco confortevole e l'ho utilizzato davvero poco. Ho fatto tutti questi esperimenti per cercare di utilizzarlo perché davvero dura un sacco, ma lo trovo poco confortevole, quindi lo metto nel ni per questo motivo. Ed è la Sibella Makeup Milano 24 ore. Lip gloss long lasting. Poi iniziamo con i promossi. Iniziamo con un prodotto di skincare e promuovo questo struccante della Vichy. Mi è stato regalato a Natale da una mia amica e lo trovo davvero ottimo. Come potete vedere, l'ho utilizzato tantissimo, me ne manca pochissimo. Ed è il Purité Thermal, struccante lenitivo occhi sensibile, 150 ml di prodotto e vi assicuro che è uno struccante fantastico. Scioglie il trucco. L'unica cosa che non mi strucca molto bene il prodotto di Paola P per sopracciglia, ma quello lì, essendo un prodotto waterproof, non lo strucca nessuno, cioè fa davvero effetto tattoo sulle mie sopracciglia. A questo punto vorrei insomma sottolineare sempre il fatto che ognuno deve guardare le proprie sopracciglia. Ieri su Facebook ho pubblicato le foto del trucco che avevo fatto e avevo insomma questa tinta di Paola P che io ho comprato appositamente perché dà l'effetto tatuaggio sulle sopracciglia, quindi significa che io voglio un effetto finto. Sono stanca di tutte le ragazze che mi scrivono cosa hai combinato alle sopracciglia, perché ti fai le sopracciglia così. Ribadisco sempre nello stesso, secondo me lo dovrò ripetere in tutti i miei video. Cioè, non mi interessa il pensiero. Il vostro pensiero sulle mie sopracciglia, io non vado a criticare le sopracciglia di nessuno, io voglio l'effetto finto sulle sopracciglia perché non mi posso permettere un tatuaggio alle sopracciglia perché sennò già me lo sarei andato a fare e più finto di quello veramente si muore. Utilizzo tutti i prodotti tipo eyeliner, tipo tinte per sopracciglia perché mi piace l'effetto finto.
Quindi basta, ribadisco nuovamente il concetto per evitare di ripetere sempre le stesse cose. Ringrazio Amara perché mi ha difeso, insomma, sempre dai soliti attacchi alle mie sopracciglia e quindi la ringrazio. Ti mando un bacio, Mara, grazie davvero. Comunque, parlavo di questo prodotto qui. Ci tengo sempre a precisare questo fatto delle sopracciglia perché mi sono davvero frantumata le palle a rispondere sempre alle stesse cose. Mi rendo conto che le ragazze ci sono rimaste male, che dice, sai, non ti posso dire niente. Il fatto non è che non mi puoi dire niente, è che me lo dicono tutte. Mi sono scocciata di ripetere sempre le stesse cose. Basta, detto questo, chiudo. Comunque, vabbè, ho mosso un pochettino e si sono fatte le bollicine. Comunque, davvero ve lo straconsiglio, scioglie davvero il trucco in una maniera eccellente. È davvero per gli occhi sensibili, perché anche se vi va un poco di prodotto negli occhi non brucia, anzi, davvero ottimo. Rimuove anche i trucchi più difficili. Io per evitare, insomma, che mi finisce subito, mi strucco con le salviettine struccanti e poi ogni tanto, quando faccio quei trucchi davvero forti, vado a rimuovere tutti i residui con questo struccante qui e strucca davvero benissimo. Anche il mascara, che io mi faccio 3-4 strati di mascara per fare l'effetto cigliozza, lo rimuove benissimo. Quindi strapromosso. Mi devo informare per il prezzo perché me lo voglio ricomprare, perché è davvero molto molto valido come prodotto. Poi vi faccio vedere un pochettino i prodottini di make-up, ultimi acquisti e non che promuovo perché mi sono piaciuti. Allora inizio con gli ultimi acquisti e inizio con i prodotti di Lore Giller, che ho studiato, insomma, per pronunciare bene questo brand, e sono i prodotti che vi ho fatto vedere nel video haul che ho acquistato sempre al solito banchetto magico per 3 euro. Lore Giller è una makeup artist famosissima a New York e ha il suo studio nell'Upper East Side e ha fatto questa linea di trucchi che in America vende molto bene. La potete trovare anche sul sito qvc.it. Però costano una sassata sti prodotti. Io ho avuto modo di trovarli al banchetto e me li sono accaparrati pur non conoscendo il brand, ma mi sono fidata del packaging perché vedete questo com'è, è spettacolare. È tipo dorato, stupendo. Questa è la palette in ombretti ed è la Baked Eye Dreams Sunset Horizon. L'ho utilizzata molto. E in particolare il l'ombrettino più chiaro perché illumina molto, ma anche questo marroncino che è il mio preferito in assoluto, vedete? Questo è l'illuminante, sono davvero bellissimi. Sono ombretti di qualità, mi sono trovando divinamente, l'adoro davvero. È stato un ottimo acquisto, soltanto per 3 euro. Sono felice, insomma, di averla trovata e di aver acquistato questo prodotto e di essermi fidata del mio intuito, da maniaca del make-up, che questi erano ottimi prodotti perché io non li conoscevo. Ho visto dietro che erano, che sono fatti in America, Made in USA, e quindi ho detto sicuramente sarà qualcosa gaiardo anche a giudicare dal packaging. Questo qui è il blush ed è il tartufo, ed è il blush Brick Tint Tartufo, non so pronunciare bene, ve lo faccio vedere. La colorazione è molto molto carina perché questo blush praticamente ho letto è stato studiato, come tutti i packaging portano uno specchietto qui sopra, questo blush è stato studiato per tirar fuori cioè per evidenziare insomma tutte le tipologie di incarnati e riflettere insomma la luce del proprio incarnato. È tutta una roba strana, però vi assicuro che è vero perché il colore, se ve lo svuozzo, vi sembra una cagata, vedete? È questo qua, cioè è bruttissimo. Però una volta applicato, io vi garantisco che, vedete, non si vede proprio sulla mia pelle, è questo qua.
ma una volta applicato vi assicuro che vi dà una luce sulle guance spettacolare, tira fuori davvero dei bellissimi riflessi. Questo qui è un blush cotto, fa altre colorazioni però disponibili sul banchetto, c'era solo questa, cioè per 3 euro cosa pretendevo? Infatti sto scoglionando proprio, traparando le palle al tizio del banchetto che mi deve procurare tutti gli altri colorazioni, però mi ha spiegato che non dipende da loro a quello che trovano. Non so dove le trovano. Sporcato tutto il computer, va bene. Non so dove le trovano, comunque sto veramente frantumando le palle. E insomma, sono contenta di questi acquisti qua e li promuovo a pieni voti. Sono davvero ottimi prodotti. Poi promuovo questa cipria di Revlon, sempre acquistata al banchetto per 3 euro. Ed è una cipria fatta con 4 spicchi, è tutta sporca perché l'ho utilizzata anche oggi. È fatta a 4 spicchi, sono 4 colori matte e 4 tonalità di marroni diverse, che vanno dai più chiari ai più scuri. Dipende che tipologia di contouring volete fare. Potete fare sia un contouring molto molto leggero, utilizzando questi due spicchettini sopra, sia questi altri due qui per fare un contouring un po' più strong. Scrive tantissimo e anche il pennelletto che ho utilizzato non è male. Ovviamente poi vabbè, dipende. Se vado di fretta utilizzo questo, poi se voglio un trucco più preciso utilizzo quello da contouring, il contouring brush delle Real Techniques. Quindi anche questo porta lo specchio, il packaging è fatto molto molto bene. E questo qua è il Revlon Photo Ready 100 Bronzed e Chic. È stato un ottimo affare, mi ci sto trovando davvero benissimo. Questo qua ha 10 grammi di prodotto. Poi, sempre per quanto riguarda prodotti viso, vi faccio vedere questo blush che ho tirato fuori perché mi ricordavo che ce l'avevo e questo è sempre un regalo di Mara, la mia amica Mara. E io adoro questi blush della Catrice, ne ho soltanto uno, mi pare, poi c'ho quelli dell'edizione limitata, però questo è un bellissimo colore, cioè mi piace perché è molto molto naturale, dà un bellissimo effetto sul viso, vi faccio vedere. Questo è il colore, cioè sulla mia pelle sembra che non si nota, però ragazze, vi giuro, questo vedete. Vi giuro che eccolo qua, applicandolo sulle guance dà un effetto stupendo, molto molto naturale, luminoso, mi piace perché dà proprio luce, insomma, al mio viso e lo sto utilizzando, ho trovato il modo per pulire il computer, e lo sto utilizzando tantissimo. E questo qui è lo 010 Toffee Fairy della linea Definying Blush. Credo che si dice così e spero che, ecco qua. Allora, lo 010, molto molto carino. Poi ho tirato fuori questo primer della Splash Cosmetics che io tendo insomma a non utilizzare molto spesso, lo utilizzo solo per i glitter. Perché non è un primer correttivo, è un primer trasparente. Sono malata, lo so, ma io sto facendo già le prove per un trucco super super resistente che mi deve campare per il viaggio al Cosmo, prof, perché comunque voglio che per una volta vado lì sistemata. Voglio un bel trucco, voglio un trucco bello che si fa notare anche il primo giorno di Cosmo, prof. E sto facendo vari tester e utilizzato questo primer e devo dire che con questo primer qui noto che il trucco mi dura molto di più e sembra proprio appiccicato all'occhio, qualcosa di fantastico. Per ovviare al fatto che è un po' appiccicaticcio perché è fatto tipo in gel, è un gel trasparente, è un siero praticamente. Passo sopra un velo di cipria per evitare insomma l'effetto appiccicaticcio sulla palpebra. E devo dire, mi sta piacendo. Lo proverò più là perché continuerò a testare per avere un trucco ottimale e vi farò sapere. Però vi assicuro, mi sta piacendo molto questo qui ed è le Shadow Sealer Base. Penso che sia questo, poi non lo so.
Tutta strana sta marca. Comunque anche la Splash Cosmetics la potete trovare al Cosmoprof ed è un'ottima azienda, o anche online. Vi ho fatto il video su questi prodotti, lo trovate nel mio canale, al limite ve lo metto giù nell'info box dove vi ho il link. Nell'info box di quel video anche un sito tedesco che vende questi prodotti. E come ultimo, ma non per importanza, oddio, vi faccio vedere questo rossetto di Wycon ed è il Glamour Lipstick Anytime e sono i nuovi rossetti di Wycon che escono a 3,90 euro. Io mi ci sto trovando divinamente con questo rossetto dello 01, ha 4 ml di prodotto da una scadenza di 12 mesi. È molto molto bello questo rossetto, mi piace anche il colore, ve lo voglio sbocciare. È un bellissimo nude, mi piace tanto. Tende a fissarsi sulle labbra, si secca e si fissa sulle labbra ed è molto molto nutriente. Nutre davvero a fondo le labbra. Infatti io a volte mi scordo di mettere il burro cacao. Poi quando utilizzo cioè spesse volte l'ho utilizzato questo rossettino qui e le mie labbra si idratano come per magia. È davvero molto idratante questo rossetto, vi consiglio di provarli. Perché per 3,90 euro è un ottimo affare per la qualità di questi rossettini. E niente ragazze, questo è quanto. Fatemi sapere se avete qualche prodotto in comune con me e come vi trovate. In particolar modo sono curiosa di sapere se anche voi questo deodorante vi fa puzzare in una maniera bestiale. Cioè, io sono sconvolta davvero. Non mi è mai successo nella vita che un deodorante mi fa puzzare come questo. Cioè, non mi è mai successo, mai. Quindi sono un po' basita. Niente ragazze, io vi mando un bacione forte, mando un bacione a Federica. Niente, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!